Buongiorno a tutti, mi chiamo Federica e vi do il benvenuto in una delle sezioni più suggestive del Museo di Santa Giulia, le Domus dell'Ortaglia. Ci troviamo in un luogo straordinario che è aperto al pubblico nel marzo del 2003. E qui è possibile ammirare i resti molto ben conservati di due antiche abitazioni romane. Ci troviamo in un'area compresa entro le mura dell'antica città romana di Brixia, nome latino per l'attuale Brescia. È proprio l'alto livello di conservazione che ci permette di trarre informazioni importantissime e molto interessanti su come i romani vivevano. Possiamo capire la destinazione d'uso degli ambienti, le tecniche edilizie che avevano impiegato per costruire queste domus, ma anche ammirarne gli straordinari apparati decorativi, mosaici e affreschi che ancora sono perfettamente leggibili. Ma da dove viene il termine domus dell'Ortaglia? Domus è la parola latina con cui si indicano le case dei ricchi, ovvero dei patrizi, all'interno di una città. Invece Ortaglia fa riferimento ad orto. Dovete sapere, infatti, che queste abitazioni sono state abitate per lungo tempo, finché nel IV secolo, con la caduta dell'Impero Romano, vengono abbandonate. Dopo un po' le domus crollano e la zona, col passare del tempo, viene interrata e torna ad essere un campo. Passano i secoli e nell'VIII secolo l'ultimo re dei Longobardi Desiderio costruisce in questa parte della città un grande monastero che diventerà il monastero di San Salvatore e poi di Santa Giulia e che oggi ospita il nostro museo. E proprio in questo punto c'era questo grande orto, lo spazio verde, che veniva coltivato dalle monache. Le case sono state rinvenute durante degli scavi, casualmente, negli anni 60 e sono state poi portate in luce e musealizzate definitivamente fra il 2000 e il 2003. Le domus sono due. Sulla sinistra la grande domus delle fontane, mentre alle mie spalle sorge la domus di Dioniso ed è proprio questa che andremo a visitare insieme oggi. Ed eccola la Domus di Dioniso, così chiamata per la presenza di una raffigurazione di questa divinità in uno dei mosaici che incontreremo più avanti. La Domus di Dioniso insieme alla Domus delle Fontane sono state costruite nel I secolo a.C. e abitate senza soluzione di continuità fino al IV d.C., quindi fino alla caduta dell'Impero Romano. Come si faceva ad accedere a queste abitazioni? Immaginate sulla sinistra un cardo, cioè una strada con andamento nord-sud su cui si aprivano gli ingressi di queste abitazioni. L'ingresso si trovava proprio lì, in corrispondenza della fine di questo corridoio. Le stanze che si vedono ora a sinistra e a destra disadorne avevano delle funzioni precise. Sotto la passerella ci sono due sale che erano probabilmente delle taberne, ovvero delle botteghe che venivano affittate dal proprietario di casa ai commercianti. Le stanze invece, subito a ridosso del cortile, erano dei vani di incerta funzione, ovvero non sappiamo esattamente a cosa servissero, però il fatto che siano privi di decorazioni importanti ci fa capire che probabilmente erano ambienti di servizio, forse utilizzati dai clientes che qui attendevano che il Dominus li ricevesse, oppure uno dei tanti schiavi che lavorava in questa casa faceva da portinaio in una di queste sale. Aperto l'ingresso, che era costituito da una porta di legno con tanto di serratura, si percorreva il corridoio lastricato chiamato Fauces, che conduceva direttamente a questa grande corte interna chiamata Atrium. L'atrium è il luogo più importante delle case romane, proprio il cuore delle case romane, perché vedete che le stanze ruotano tutte attorno. Ho scelto infatti di parlarvi della Domus di Dioniso per questo motivo, perché la sua pianta, la sua planimetria ricalca proprio la planimetria standard delle antiche abitazioni romane. Al centro il cortile e attorno le varie stanze. Quali erano le funzioni dell'atrium? Erano due sostanzialmente e molto importanti. Da un lato si permetteva alla luce e all'aria di entrare nelle stanze. Come vedete, ogni stanza aveva delle porte o delle finestre che affacciavano appunto direttamente sul cortile. Inoltre, nell'atrium era sempre presente l'impluvium, che in questo caso è la vasca rettangolare, grande, poco profonda, che vedete al centro. Pluvia in latino è la pioggia, quindi in questa vasca si raccoglieva la pioggia. La vasca era collegata a una cisterna sotterranea dove finiva l'acqua, dove rimaneva quindi pulita, senza evaporare, e poteva essere attinta con anfore secchi e utilizzata per qualunque necessità.
L'acqua veniva convogliata all'interno dell'impluvium dal tetto a spiovente che correva tutto attorno al cortile che era scoperto. Una gronda decorata serviva a proteggere dalla pioggia il percorso attorno al cortile. Essendo la prima stanza che si incontrava entrando in un'abitazione, l'atrium era sempre molto ben decorato. Vedete la parete di fondo su cui si vede un bellissimo affresco. Una curiosità, il metodo di approvvigionamento dell'acqua attraverso l'impluvium fu utilizzato per molti secoli, fino al secondo d.C., quando entrambe queste abitazioni furono collegate all'acquedotto cittadino, che pensate convogliava a Brescia le acque da Lumezzane. Fu possibile così realizzare tubature, aprire delle fontane all'interno delle domus e in questo modo avere l'acqua corrente in casa, un vero lusso per quei tempi. Una fontana si trovava proprio sotto la nicchia che vedete nel muro. Quella nicchia è un larario, ovvero un altare domestico presente in tutte le abitazioni romane. Era dedicato infatti ai lari, piccole divinità che proteggevano la famiglia e la casa. Erano rappresentate con piccole statuette in bronzo posizionate sopra il davanzale che vedete, dove ogni giorno si appoggiavano anche delle offerte rituali. Nell'atrium si trovava solitamente anche un armadio in cui venivano conservate le maschere degli antenati defunti, che venivano venerati sotto forma di dei penati. I romani infatti erano molto superstiziosi e ritenevano che se non avessero onorato i defunti e li avessero ricordati nella maniera migliore, questi avrebbero portato sfortuna e sciagura alla famiglia. La nicchia dell'arario è circondata completamente da un bellissimo affresco. L'affresco ricorda la funzione di questa stanza collegata all'uso dell'acqua e infatti vedete una scena cosiddetta nilotica, ovvero ambientata sul fiume Nilo con quelle popolazioni e gli animali strani che qui vivevano. Si vedono infatti dei pigmei che attaccano un ippopotamo e poi un altro personaggio correre con una sorta di candelabro in mano, è stato identificato come un sacerdote della dea Iside. Le domus dei ricchi patrizi dobbiamo immaginarle come delle villette a due piani. Infatti qui è ancora possibile vedere il sottoscala, dove appoggiava una scala in legno che conduceva ai piani superiori. Proprio accanto al sottoscala vedete invece il tablinum, ovvero lo studio. Il nome di questa stanza viene da tabule, l'archivio che veniva conservato in alcuni armadi proprio all'interno di questa stanza. Questo era lo studio dove il padrone di casa teneva tutti i documenti dei suoi affari, riceveva i clienti e varie persone importanti. Infatti si vede che è una stanza di rappresentanza poiché presenta un bellissimo mosaico a piccole tessere completamente bianche e sui lati delle pareti si vedono ancora tracce di affreschi. Durante la prima età imperiale, questa sala era anche il luogo in cui la famiglia consumava verso le 8 del mattino lo ientaculum, ovvero la colazione. E un'abbondante colazione, consistente in pane, olive, formaggio e verdure in abbondanza. Lo splendore del tablinum contrasta con la stanza accanto, che non presenta invece alcuna decorazione. Doveva quindi trattarsi di un vano di servizio, probabilmente funzionale alla vicina cucina, forse una dispensa o una zona per la preparazione del cibo da servire poi nella vicina sala da pranzo. Andiamo a scoprire com'era fatta una cucina romana. Sotto di me vedete la cucina, in latino chiamata culina, un ambiente molto piccolo, era una sorta di angolo cottura. Vedete sul lato corto spezzata una lastra di marmo, immaginatela intera, quello era il piano di cottura. Sopra si stendevano le braci, si appoggiavano i tripodi e sopra questi si posizionavano le pentole, fatte in terracotta oppure in ferro. E così si cuocevano i cibi. Immaginate che i primi, al tempo dei romani, non erano costituiti da pasta, ma erano soprattutto zuppe, minestroni e quant'altro. La cucina è sempre un ambiente molto piccolo e non decorato perché i fumi del fuoco avrebbero annerito gli affreschi. Inoltre a cucinare erano solitamente gli schiavi, quindi non c'era bisogno di decorare delle stanze apposta per loro. Se osservate, il muro che divide la cucina dalla stanza accanto presenta un foro, una sorta di forno. Qui stiamo vedendo infatti l'impianto di riscaldamento inventato dai romani. Una cosa straordinaria.
si chiama ipocausto, una parola greca che significa accendo un fuoco sotto. I romani, in pratica, avevano già inventato il sistema di riscaldamento a pavimento, che oggi è tornato di moda. Noi utilizziamo l'acqua calda, i romani invece l'aria calda. Come funzionava? Si accendeva un fuoco all'interno di questa sorta di forno chiamato prefurnium e l'aria calda entrava nell'intercapedine che si creava fra il pavimento e il terreno. Vedete infatti nella seconda stanza dei pilastrini, ovvero quelle colonnine in terracotta che servivano per tenere sospeso il pavimento. Spesso anche le pareti erano costituite da mattoni forati e quindi il calore circolava anche lungo di esse. Questo sistema veniva utilizzato anche negli ambienti termali per scaldare le piscine di acqua tiepida e calda. La stanza confinante con la cucina è un cubiculum, ovvero una camera da letto. Molto spesso queste stanze venivano costruite vicino alle cucine in modo da mantenere maggiormente il calore. Curiosamente, per entrare in questa stanza si doveva prendere una scala che conduceva a quel buco che oggi ci sembra una finestra. Le camere da letto solitamente erano molto piccole, per svariati motivi, innanzitutto perché era più facile mantenere il calore. Ricordiamo che nel nord Italia l'inverno dura diversi mesi all'anno. Inoltre, le case dei romani erano quasi prive di mobilia, c'erano pochissimi mobili. Tutta la decorazione era affidata agli affreschi e ai colori dei mosaici. I mobili erano veramente molto pochi. Nelle camere da letto si trovava giusto un letto, solitamente in muratura, con poi un materasso in pagliericcio oppure, per i più ricchi, in crine di cavallo, una cassa in cui si tenevano i vestiti, una sedia e un braciere per rischiarare l'interno. Nulla di più. Fra l'altro, i romani passavano la maggior parte del tempo al di fuori delle abitazioni. Questi motivi per cui le stanze sono solitamente piuttosto piccole. Ed eccoci al triclinium, o sala di Dioniso. Un ambiente fantastico perché conserva ancora perfettamente la decorazione musiva e parietale. Il triclinio è sempre l'ambiente più importante e più decorato della casa romana. Il nome viene da tricliné, ovvero letto a tre posti, i letti triclinari su cui i romani mangiavano semi sdraiati in tre o più ospiti. I letti venivano situati sui tre lati principali della sala e tutti guardavano verso l'emblema centrale che in questo caso raffigura Dioniso. È questo l'ambiente a dare il nome all'abitazione. Infatti, nella parte centrale del mosaico, chiamata emblema, è proprio raffigurato Dioniso, nudo, semisdraiato, che tiene in una mano il tirso, che è il bastone con cui comanda le sue seguaci, le baccanti, e nell'altra mano un curioso bicchiere a forma di corno, chiamato Rizzon. Accanto a lui una pantera, il suo simbolo, anche se in questo caso ricorda più un leopardo per la presenza di quelle macchie sulla schiena. Si tratta comunque di un animale esotico che ricorda il fatto che questa divinità, Dioniso, proviene appunto da terre lontane d'Asia. L'emblema è realizzato con tessere minutissime per ottenere maggiori tonalità di colore e una raffigurazione più particolareggiata. Il mosaico a piccolissime tessere era considerato molto prezioso ed era infatti estremamente costoso e in questo modo il padrone di casa dimostrava ai suoi ospiti la propria ricchezza ma anche il proprio gusto raffinato. Attorno all'emblema sono visibili molti altri simboli collegati a Dioniso, che era il dio del vino, dei banchetti, del divertimento, della sfrenatezza e anche il protettore degli attori. Vediamo questi vasi con la doppia ansa, chiamati cantaroi. In questi vasi si versava e si mesceva il vino con spezie, acqua calda oppure miele. I romani infatti non usavano berlo puro. Vedete uscire dai cantaroi foglie, pampini e grappoli d'uva, che quindi rimandano nuovamente a Dioniso. Tutto attorno invece il mosaico è racchiuso da una cornice di foglie coriformi. Si tratta di foglie di edera, anche questa una pianta sacra di Dioniso, da cui si estraeva una sorta di decotto che serviva per liberarsi del cibo e del vino bevuto in eccesso.
Questa stanza rappresenta veramente un unicum, perché è molto raro che si conservino gli affreschi parietali. In questo caso abbiamo invece una buona porzione, divisa in due parti. Nello zoccolo inferiore scuro vediamo uccellini dal piumaggio colorato alternati a maschere, che quindi rimandano al mondo del teatro, un altro degli ambiti di Dioniso. Sopra invece, su uno sfondo giallo-ocra molto vivace, vediamo dei riquadri in cui si alternano paesaggi idilliaci a pesci, tantissimi pesci, scene marine, anguille o addirittura una ragosta, conchiglie e pesci di vario tipo. Perché il pesce? Perché Brixia è molto lontana dal mare e quindi consumare pesce era un lusso che si potevano permettere soltanto i ricchi. Le donne in origine non erano ben accette nei banchetti perché considerate intellettualmente inferiori, pensate, e soltanto in un momento successivo furono ammesse e sedevano insieme ai bambini su delle sedie di legno accanto ai triclinia. La cena, trascorsa in compagnia degli amici davanti a una mensa più ricca o più modesta a seconda delle disponibilità economiche del padrone di casa, era un importante momento di socializzazione. Iniziava con gli antipasti, poi seguiti da varie portate chiamati fercula. Dopo le libagioni in onore dei lari, il pasto si concludeva con il dolce e con il rito tradizionale della commissatio, una bevuta collettiva durante la quale si assisteva anche a brevi spettacoli, concerti o letture. Termina qui il nostro viaggio di oggi nelle Domus dell'Ortaglia, ma ci sono ancora tantissime cose da scoprire. Ad esempio, la grande ed elegantissima Domus delle Fontane, dove mi trovo ora, che riserva molte sorprese, fra cui un rarissimo soffitto. Pensate, restaurato nel 2000, è stato ricollocato nella sua posizione originaria. Tanti sono anche gli oggetti rinvenuti durante gli scavi. Attraverso di essi è possibile ricostruire la vita quotidiana all'interno delle mura domestiche. Entro anfore di terracotta venivano conservati l'olio, il vino e le olive. Per la preparazione e la cottura dei cibi venivano utilizzati recipienti e pentole in ceramica comune, caratterizzate da forme strettamente legate alla funzione e invariate nel tempo. Il vasellame da mensa, in ceramica fine, era arricchito da decorazioni a rilievo, a rotella o a impressione. Ci sono poi tanti piccoli oggetti, come pinzette, forzieri e chiavi, che ci raccontano aspetti inediti della vita quotidiana dei romani. Nelle Domus è inoltre possibile vivere un'esperienza veramente emozionante, un tour con gli Hour Glass, che grazie alla tecnologia della realtà aumentata permettono un salto indietro nel tempo a 2000 anni fa e di rivedere le abitazioni ricostruite con gli arredi e le decorazioni originali. Infine, è possibile uscire dalle Domus e passeggiare nel loro giardino, il Viridarium, che è stato ricostruito piantumando specie erboree ed essenze che crescevano effettivamente in questa zona in epoca romana. È uno spazio meraviglioso, tranquillo, bellissimo, dove passeggiare con calma e ammirare anche i frammenti di edifici, di palazzi architettonici e sarcofagi che provengono da scavi tutt'attorno alla città e che ci raccontano la lunga storia di Brescia. Le Domus e il Viridarium si trovano all'interno dello splendido complesso monastico di Santa Giulia, che vi raccomandiamo di venire assolutamente a visitare di persona. Un luogo stupendo dove vi attendono altri capolavori e meravigliose sale affrescate. A presto! Mi sono spostata in uno dei nostri laboratori per suggerirvi un'attività pratica che potrete fare tranquillamente da casa e che sarà utile a fissare i concetti della visita che abbiamo appena svolto insieme. Per fare questo,
ci faremo aiutare da questo bellissimo plastico che, come vedete, ci mostra a volo d'uccello la planimetria di entrambe le domus dell'Ortaglia. Naturalmente ci concentriamo sulla domus di Dioniso, che è quella che abbiamo appena visitato. Guardate la forma, riconoscete gli spazi che abbiamo visitato prima guardandoli da una prospettiva diversa? In questo modo ci è possibile capire meglio la grandezza delle stanze e come queste erano collegate fra loro. Ripassiamole brevemente insieme. Da qui si entrava, queste sono le fauces, quindi l'ingresso lastricato, le stanze accanto, i vani di incerta funzione, e questo invece è il grande atrium centrale. Ricordate, serviva per dare luce e aria alle stanze, ma anche per raccogliere l'acqua piovana all'interno dell'impluvium. Su questa parete invece avevamo visto la nicchia con il larario e il bellissimo affresco con la scena nilotica. Abbiamo detto che queste abitazioni avevano due piani e qui infatti vedete il sottoscala della scala che conduceva al piano superiore. Accanto il tablino, che era mosaicato in bianco, e abbiamo detto che era una sorta di studio dove il Dominus incontrava altri uomini per parlare d'affari. La stanza accanto invece, ricordate, abbiamo visto la priva di decorazione e abbiamo immaginato che potesse essere una dispensa utilizzata per finire di preparare il cibo che veniva cotto nella piccolissima cucina, culina in latino. La cucina era collegata alla stanza accanto, una camera da letto, cubiculum, grazie a un buco, il forno, vi ricordate, che permetteva di scaldare attraverso questo sistema chiamato ipocausto la stanza vicino. E infine la domus si chiude con la grandissima e bellissima stanza di Dioniso, ovvero il triclinium, la sala dove si tenevano i banchetti e le cene lussuose. Ora che abbiamo ripercorso brevemente insieme gli ambienti della domus e che avete a disposizione il plastico da osservare, vi invito a provare a rifare su un foglio bianco la planimetria della nostra domus. Ecco, io l'ho tracciata a mano libera, ma potete anche farvi aiutare da un righello. Vi consiglio di partire tracciando prima il contorno esterno e poi le pareti divisorie interne. Una volta terminata la planimetria, potete creare una leggenda sulla destra, scrivendo i numeri dall'1 al 10 e riportando il nome della stanza in latino e la sua funzione. Prima di lasciarvi, vi suggerisco altri due ulteriori spunti di lavoro. Se vi hanno appassionato le domus, potreste condurre una ricerca per capire come erano invece fatte le insule, le case dove abitavano i plebei, com'era la loro struttura e come si viveva all'interno di questi ambienti. Se invece ad appassionarvi sono di più i miti e le storie del mondo antico, potreste ispirarvi alla figura di Dioniso, che abbiamo visto precedentemente nella domus, e provare a fare una ricerca su di lui. Scoprirete che questa grande divinità dell'Olimpo antico è protagonista di tantissime storie avventurose e appassionanti. Quando sarà possibile, vi chiediamo invece di tornare a trovarci in museo, perché avremo tantissime altre attività divertenti e appassionanti da farvi fare sul mondo romano.